Ed eccoci qui su Master Reboot, gioco uscito su console e PC. Questa ovviamente è la versione PlayStation 3. Ho deciso di giocarlo, vediamo un po' le opzioni. L'audio, ok. Ah, sì, tra l'altro ci posso scegliere tra inglese e gallese. Sì, c'è il gallese, ma ho messo inglese che è meglio. Ah, inizia già. L'ho preso con il Plus sto gioco, quindi mi è uscito gratuitamente. Versione PlayStation 3. Ho deciso di godermelo, vediamo un po'. Peccato che non c'è la lingua italiana, mi dovrò accontentare dell'inglese. Voilà, ah, salvataggio in corso. Cosa è successo? Dove sono? Una spiaggia? Sembra un'isola. Ah, posso iniziare? Sì, sono io, ok. Vediamo un po'. Lì c'è qualcosa. Cos'è? Il corpo è una condizione temporanea. Il purgatorio per sempre. Ah, sì, più o meno dovrebbe essere. Sì. Altro, c'è della carta bianca, ma c'è anche un peluche, anzi dei peluche, luce che crepuscolare. Ah, di lì non si può andare, c'è una barriera che ci impedisce di procedere avanti. Devo andare di qua. Questo qui, un cubo, cos'è sto cubo? Blu, azzurro. Si è trasferito al centro dell'isola? Questo è un edificio strano. Va bene, andiamo nel cubo. Tra l'altro pure più grande. Quadrato. Non ho mai giocato a questo gioco. Ok, siamo da un'altra parte. Cercherò anche di seguire una guida per i trofei in modo da sbloccare la maggior parte, soprattutto i collezionabili. Quindi mi spoilerò un po' qualcosina, ma nulla sulla trama in teoria, eh. Ok, siamo in una specie di foresta, bosco. Lì c'era il cubo, però a quanto pare non posso più andarci. Ci sono i corvi. Non si vede molto bene, però. Niente. Ah, qui c'è la barriera, non posso andare. Andiamo di qua. Ah, X per saltare, ok. Con X posso saltare. Voilà. Ok. Adesso, ah, cerchio per abbassarsi. Bene. Con X salto, con cerchio mi abbasso. E qui non c'è nulla. Andiamo avanti. Lì cos'è quello? Che si illumina di azzurro blu. C'è un'accetta. Forse ho capito. Devo tagliare il legno con quella. Potrò tagliare, eh? Allora, di qua non c'è nulla. Sì, è senz'altro così, dai. Andiamo là. Infatti, vediamo un po'. R2, sì. Esatto. Si taglia il legno, con questa qui. Ah, c'è un altro lì. Voilà. Chi ha messo il fuoco, le torce. Però non c'è nessuno, eh. Ho sentito dire che è un gioco horror, però non lo so. Un indie horror. Qui si taglia male, però, eh. Non riesco. Ah, ok, è passato. Cos'è, una papera dorata? D'oro? Ok. C'è una fiaccola. Adesso, cosa posso fare? Sicuramente dovrò mettere questa papperella da qualche parte. Probabilmente, proviamo ad andare di qua.
Ah, attenzione, qui c'è un altro simbolo. Cos'è? Avere paura e sono feroce e non sarò clemente, non avrò pietà. Beh, cosa del genere, ok. Andiamo avanti. Siamo in mezzo all'acqua, qui c'è una cascata. Però non c'è nient'altro a parte quel simbolo, foto. Provo ad andare da qualche altra parte. No, qui ci sono già stato. Non so, proviamo di qua. Magari c'è qualcos'altro. Ah no, lì di nuovo bloccato, non posso passare. Ah, forse qua. No, niente. Mi sono illuso. Proviamo ad andare da un'altra parte. Dove vado però? Ah, qui c'è qualcosa forse. Ah, dei carrelli, tipo quelli delle miniere. Ma qui non c'è una miniera, non c'è nulla. Però posso spingerla, sto spingendo. Magari troverò qualcosa da questa parte. Però era tutto molto tranquillo, si sentono solo gli uccellini e basta. Non ci sono mostri spaventosi. È rilassante come gioco. C'è da dire che se non me l'avesse donato il Plus, probabilmente non l'avrei mai comprato questo gioco, eh. Quindi grazie al Plus lo sto giocando e lo sto portando sul mio canale. Ah, qui siamo in una zona nuova, non c'era ancora andato. Ah, è da qui che usciva l'acqua, quindi. Ah, attenzione, lì c'è il simbolo della paperella. Forse la posso mettere lì. Sì, esatto. Voilà. Abbiamo alzato un altro cubo. Un cubo blu, azzurro. Forse c'è qualcosa qui, eh. Mi conviene guardare. Sì, ok, quadrato. Voilà, caricamento. E adesso? Caricamento in corso. Ah, sta anche salvando. C'è il salvataggio automatico come nella maggior parte dei giochi odierni. Non c'è la strada. Ah, qui. Ah, attenzione. Ah. Ah, ha fatto un ponte. Un ponte. Però moderno, eh. Siamo nel futuro. Qui? Se guardiamo un film? Possiamo vederci un bel film adesso? C'è niente però. Allora, un momento, cos'è? Sembra una videocassetta. Soul Cloud. Possiamo metterla. Ah, così sembrava più un floppy che una videocassetta, comunque. Mystery Foundation. Ah, benvenuti. Grazie. A tutte le persone sono felici. Vabbè, si sono innamorati. Si chiama Soul Cloud, il nome del. Ah, un esecutivo, exe. Seren exe. Un programma. Quindi cos'è? Un coso dove mettevano dei ricordi? Adesso c'è. Tra l'altro è tutto spento adesso.
Adesso è un pochino più scuro il gioco. Si sentono anche dei versi. Cos'è sta a fare? Chi è? Cos'è, un robot? Un nuovo Toma? Ma si è aperta una strada? Di lì non posso andare, ovviamente andrò di qua, no? Vediamo un po'. Controlliamo tutto prima. Ok, non posso più tornare indietro. Io non posso uscire, devo per forza andare di là, dai. Vamos. Che è? Cos'è? Oh mamma, L2, corri. Corri. Corri, non ti voltare indietro. Corri, 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 corri alla massima velocità. Corri, corri alla massima velocità. Ce l'abbiamo fatta? Forse ce l'ho fatta. Forse. Sì, ce l'ha fatta. Qui. Primo rischio del gioco, eh. Dove siamo? Cos'è sto posto tutto bianco? Ah, qui c'è una paperella, cos'è? Welcome, benvenuti nel SoulCloud. SoulCloud. Ah, cosa sono ste anatre? Le anatre contengono messaggi dai residenti, famiglie e amici che sono stati inviati dal mondo dei vivi. Questi messaggi sono personali, dipendenti, non possono accedervi a meno che il messaggio non contenga materiale pericoloso. Vabbè, poi virus e cose del genere. Ah, qui c'è poi una guida semplice, il blu, quello che abbiamo preso, i cubi. Sì, ho capito, credo di aver capito. Oh, è andato un po' veloce. Ah, abbiamo ottenuto un trofeo, dai. Non leggerò tutto, leggerò un po' così, così, veloce, però. Sì, sì, ho capito. Praticamente sono dei ricordi, mettono i messaggi, dei ricordi, roba varia. Ok, andiamo avanti allora. Adesso? Dove mi trovo? Dove sono? Sembra un coso futuristico. Allora, childhood memory. Ah, quindi ha a che vedere con un infante, un bambino, memoria di un bambino. Street memory, dalla strada c'è una macchina, quindi è un'auto. Andiamo anche di là. Andiamo a vedere questi qua cos'è. Queste qua sono chiuse. Qui c'è il rosso. Cos'è? Circus memory. Quindi il circo, la memoria del circo, là cos'è? Quello cos'è? Un ospedale? Sì, infatti, hospital memory. Non posso entrare. Beach memory, quindi la spiaggia. Poi cosa c'è? Ce n'è altri? Sì, ce n'è un bel po'. Flying memory. Ah, ok, quindi l'aereo. Memoria del volo. Il parco. Ok, la scuola. Però non posso entrare. Strada, ok. Però cosa devo fare? Non posso entrare in nessuna di queste. Dove vado? Sono un attimo bloccato. Qui c'è il cubo, ma non c'è niente. Forse devo andare dall'altra. Ah, là c'è un altro cubo. Però provo anche qui, va? Niente, niente. Non posso andare. Però lì c'è un cubo. Andiamo lì, va a vedere. Ho capito, devo andare prima qui. Forse disblocca, eh. Si sono liberi adesso. Ah, ne ho liberati 4, mi pare. 4 porte. Magari andiamo qui dal bambino. Childhood memory. A quanto pare ha a vedere con dei ricordi di infanzia. Infatti. Ah. Ah sì, ricordi di infanzia. Ah, c'è una sta musichetta. Stile de. Ah. Questa è lunghissima da leggere, eh. Sì, praticamente parla di un gatto che deve aspettare il gatto Kitty e non parlare con nessuno. Non parlare, aspettare. Sì, vabbè, ho capito. Lo sto leggendo un po' a mente, però. Andiamo
avanti, se no. Sì, vabbè. Kitty il gatto, non è Hello Kitty, eh. Ok, Alice anche delle. Ha delle anatre di legno, anche altre. Un gatto, una casetta, sì, proprio la stanza di un, di una bambina. Credo che sia la stanza di una lei. Qui non posso andare, non c'è niente. Qui? Niente. Quindi cosa devo fare? Ah, devo cercare bene, dai. Forse qui dentro. Ah, un altro cubo. Qui è quello rosso. È scomparso? Ah, ho capito, ci ha aperto la porta, dai. Adesso siamo proprio dei, dei lattanti. Andiamo a gattoni. Almeno sembra proprio che sia un neonato qui. I primi ricordi di infanzia. Della prima vita, dai. Salgo qui, cosa c'è? Ah, devo trovare tre chiavi, eh? È rimasto bloccato, è sceso. No. 0 su 3, quindi ci sono delle chiavi. Ha voglia di girare qui, eh? Qui sto saltellando, sa, c'è la molla. Cos'è? Qui c'è qualcosa, ma. Ah, c'è anche una. Guarda che bella visuale dall'alto. Qui? Ah, una papera. Un'altra. Un'altra. Ah, una chat. Astrid Patterson Madison. Ah, quindi sono due ragazze che si scambiavano dei messaggi, sì. Forse due amiche, due. Ma secondo me saranno due amiche, sì. Ok, qui. No, controlliamo dopo. Voglio girare ancora un po'. Qui c'è l'anatra, però. È rimasto bloccato, ok. No, lo prendo dopo quello, va. Scendiamo giù. Un attimo. Cos'era? Sti rumori molesti. Andiamo di qua. Ah, qui c'è. Cos'è? Una casa delle bambole. Ah, sì. Ah, c'è un altro lì. Voilà. Olè. Angelina Smell House. Warning dangerous levels of awesomeness. Remember. Ok, cos'è? Un poster? Che roba è? Poster promozionale? Va bene, andiamo giù. C'è ancora qualcosa da vedere qui, senz'altro. Se dico. Qui c'è un. Cos'è? Un cassetto? Va. Irrilevante, ok. Oh mamma! Premi, premi il tasto, premi, premi, cosa vuole farci questa? Toh, vai giù. Però me la sono vista brutta. Ha rischiato stavolta. Ah, mannaggia. Chi era quella lì? Non era la sua amica. Qui non c'è nient'altro, no. Adesso in poi non controllerò più gli armadi, eh. Neanche quelli di casa mia. Non sia mai che ci sia qualcuno all'interno. Ok, adesso. Cos'era? L'avete vista anche voi quell'ombra? Partita a razzo. Ah, c'è pure il bagno, molto realistico. Un'altra anatra. Ah, una famiglia, suppongo. E i genitori con la loro figlia, che si è tra l'altro anche sbucciato un ginocchio. Magari correndo, giocando. Piccoli dettagli. Ok. Ma. Andiamo là. Di nuovo l'ombra, l'avete vista? È inquietante. Questa qui? Sì, ah, era di nuovo quella di prima. Angelina Smalhaus. Qui ci sono delle stelle. Là ci sono anche dei cubi. Ancora. Va bene, allora torniamo un attimo qua su. Dovrebbe esserci. Non ho preso quell'affare, no? Ho mancato. No, caduto.
No, è tutto, me lo devo rifare, dai. Sono veramente fortunato. Davvero tanto fortunato. Dai, sali su, piccolo impiastro. O piccolo impiastra. Più piccola impiastra, dai. Dovrebbe essere una femmina. Dai, prendiamo sta affare, cos'è? Ma sì, questa l'ho già vista, ok, qui. Ah, la chiave, la prima chiave, oh. Uno su tre. Voilà. Meno male che non ci ammazziamo cadendo. Ok, dove vado adesso? Qui c'è delle bambole. Le anatre. Ah, di là forse non si può andare lì? Sali? Forse di qua. Voilà, ok. Allora, il camion dei pompieri. Ah, c'è una strada. È come se mi dicesse seguimi, vieni di qua. E io ci vado. Ok. Oh. Quello non è amichevole, credo. Non mi piace. Con quel blu minaccioso. Andiamo avanti, va. L'orso è un altro. Cosa è successo? Una risata pure. Ah, ricomincio da qui. Quindi ho fatto un game over. Ah, va bene, adesso lo so. Quindi gli orsi non sono amichevoli, sono anzi, sono attaccabrighe. Devo riandare là, dai. Però quegli orsi sono pericolosi, eh. Devo stare attento alla strada che prendo. È un po' un trabocchetto, eh. So prenderla giusta come prenderla sbagliata. Cos'è? Ansima. Con un altro. Ho visto, sentito la che musica inquietante quando è apparso. Un altro. My Potter. Free Codex include. Ah, 12. 12 sterline costa. Ah, ok. Questo è un volantino di qualcosa. Perfetto. Eviterai di andare dall'orsacchiotto amichevole, abbraccia tutti. Mi vuole abbracciare così forte da strozzarmi. Proviamo ad andare di qua. Oh mamma, c'è un altro orso qui. No, ma neanche il tempo di svoltare. Subito. Bella risata, sghignazzata. Oh. No, di nuovo da qui. Va bene. Fa girare un po' le scatoline. Va bene, dai, riprendiamo da qui. Devo ritornare lì. Poi parte sto suono improvviso. Boom. Ci riprovo, eh. Questa musica continua a girare, oh. Si contrappone un po' al gioco. La musica che sembra rilassante e pacata con un gioco che. Cioè con uno stage, con un livello che è tutt'altro che rilassante e amichevole. Questi orsi. Andiamo di qua. Tarallallallà. Forse c'è qualcos'altro qui. Andiamo di qua. Destra, di là, anche di qua c'è un'altra strada. Ah, un'altra anatra. O quella di prima forse. Vediamo un po'. Devo controllare se è la stessa. No, non è un'altra nuova. Cara Miss Jones. Ah, grazie per l'interesse negli Hale Studios. Ok. Angelina Smalhaus, ah, quindi era quel poster di prima, ok. Sì, se la ringraziata per gli interessi. Visto, cos'era? Forse un gioco, non lo so, ma andiamo avanti. No, andiamo di qua prima. No, lì c'ero già stato. Ah, no, di nuovo, ci sono ricascato due volte qui. Non bastava, eh. Non bastava uno. Non c'era. C'è il 2 e poi c'è il 3. E il 4 viene da sé.
Va bene, speriamo di non, che non ci sia ancora una quarta volta. Allora, devo ritornare lì, dai. C'è sicuramente una chiave. Però anche qui ci sono dei simboli. Cos'è? Ah, li posso girare, ecco. Prima ho visto un simbolo, lì, quello verde lì, che è di là. E devo girarli in un certo. No, uno solo devo girare, ok. Va. Va. Va? Sì, aperta. Ho visto prima un simbolo verde con l'occhio lì. Ok, quindi due chiavi su tre. Piccolo enigma risolto. Adesso mi tocca per forza andare là. Cioè, non c'è altro, no? No, non posso più fare niente. Allora, la terza chiave è lì, dai. Solo che mi tocca girare. No, non mi piace molto sto punto. Ci sono già cascato 3 volte. Sono sempre titubante, vado con calma. Sto stupidi orsi. Fosforescenti. Tra l'altro la strada è un po' un inghippo, indica un po' dappertutto. No, indica un po' dappertutto. Non è lì, dai. Lì c'è l'orso, non ci vado una quarta volta. Allora, dove vado però? Dove vado? C'è un po' di indecisione. Di là? No, 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 no. Quindi devo andare di là, dai. Per forza. Vediamo un po' cosa c'è. Qui. Allora, qui si può ancora andare. Ah no, era dove era prima qui. No, 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 no. Via, 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 via. Col cavolo. Andiamo di qua. Ma è un labirinto. Non voglio finire nelle fauci degli orsetti peluche vivi e affamati. Ma qui non sto tornando indietro dall'inizio? Mi sbaglio? Ma è un labirinto. Ah, qui no. Ah, ho sbagliato strada, dai. Mi sono perso. Sono smarrito nel bosco. No, cosa devo fare di qua? No, ah, mi sono tornato proprio indietro, mannaggia a me. Devo girarmi. No, è ancora lì, sono. No, è dall'altra parte, allora, dai. Andiamo a destra. Ora a sinistra. Sì, devo passare. Allora, fin qui allora è tutto giusto, fino a sto punto, perché altre strade non ce ne sono. Quindi o sinistra o destra. Andiamo a sinistra adesso, no, lì no. Ah, qui c'è di nuovo la paperella, no. L'anatroccolo. Là c'è l'orso malefico. Non è quella la strada, di qua. Allora, di qua è abbastanza buona. Per ora è tranquilla. Adesso sinistra, destra, sinistra, sinistra e. Di qua. Un'altra anatra. Quella che avevamo già preso. Allora di qua forse la strada. Di qua o di là. Controlliamo l'anatra se l'ho presa. Sì, è quella là, sì, della cara Miss John. Vabbè, sì. Ok, allora è di qua la strada, dai su. Mi sa che ho risbagliato adesso, eh. Sì. Ah, quella di prima, anche questa. No, ho sbagliato strada, devo tornare là. Cosa ho? Mannaggia il mio senso dell'orientamento. Di qua, di là, dov'è? Sì, di qua. Sì, no. Di qua, di qua, di qua. Dovrebbe essere questa, stavolta dovrebbe essere la strada giusta, dai. Sì, è giusta. Sì, è questa qui, dai. Oh. Qui c'è la terza chiave, lo sento.
Voilà, tre chiavi. Ah, meno male, ci ha trasportato fuori da sto labirinto. Ok, ah, siamo qui. Siamo lì dove c'è la cosa dei pompieri. Ah, chiuso la strada. Non possiamo più andare lì, per fortuna, direi anche. Quindi. Allora, qui era tutto risolto, sì. Forse qui c'era qualcosa ancora, eh. Ah. Completa il cerchio della creazione. Abbiamo completato il ciclo della creazione e della distruzione. Ok, completiamo il ciclo. Ok. Non era assicurante. Andiamo avanti. Direi di tornare indietro a questo punto, no? Se è corretto, dovrei. Aprire sto lucchetto. Oh, finalmente abbiamo trovato il quadrante. Il quadrato. Perfetto. Adesso? Posto nuovo? Sta musica non mi piace, eh. Sa di scontro con un boss. E dietro cosa c'è? Davanti? Dietro? Dietro. Oh mamma, un orso gigante. Cavoli, se mi prende è finita. Dai, corri, corri. Sono sbarrato, cos'è? Ah, devo prendere sti cosi. Dai, muoviti. Sento i suoi passi pesantissimi. Prendili, 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 prendili tutti. Quadrato, quadrato, quadrato. Dai, muoviti. No, ancora un altro muro. Dai, che sta venendo, lo sento, è vicino. Dai, 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 corri, 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 corri. Ancora, no. Tutti, tu. Ah, più di uno alla volta. No, appaiono ancora. Dai, sbrigati. Ah, prendilo, prendilo. Oh. Forse ce l'ho fatta, dai. Ah, il ricordo abbiamo conquistato. Ah, una bambina. Con la bambolina. Dice. Ah, Angelina Smellausa, quella di prima. Ah, era un poster, quindi. Di un gioco, magari. C'è lei lì. Occhialuta con un ragazzo, forse il fratello. Non lo so, non lo so. Childhood memory. Quindi non l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto un ricordo. Benissimo. Siamo andati bene. Ok, siamo andati benissimo. Primo ricordo fatto. Mi fermo qui, ci vediamo per dopo. Dai, ciao.